Salve, konnichiwa, Paolo Tomoshimasu, Accademia Italia Gogakko des. Oggi vi presentiamo questa macchinetta. Questa è una macchinetta speciale, è una moka, va bene. La moka è una macchina molto tradizionale italiana per fare il caffè. Tutti ce l'hanno in Italia, quindi Minasan Italia ni koyu coffee machine, moka toyu koshi, coffee machine. Arimasu kedo. Questa è particolare, una tokubetsu na moka, moka, perché è la moka più piccola del mondo. Quindi, sekai ichiban chiisai moka desu. Questa è Hitoribun, per una sola persona. Bene? E allora oggi vediamo come funziona questa moka e poi vedremo anche come fare una splendida cremina per rendere questo caffè più buono. Quindi, Kyowa tokubetsu na trick de cream. Cream o tsukurimasu. Allora, ingredienti, 6 ryo, 2 ingredienti, solo due. Caffè, eccolo qua, caffè naturalmente italiano, Non vi dico dove ve l'ho comprato, magari se me lo chiedete nei commenti, ve lo diciamo, come si dice commenti in giapponese? コメントでもしもどこのコーヒーか興味ある方はコメントに書いてください。Certo, e questa è acqua, il secondo ingrediente. Acqua, questa è omisu, questo è o de oshanomizu, bene? Acqua di oshanomizu, bene? Quindi oshanomizu no, omisu, che è l'acqua migliore di Tokyo, naturalmente, bene? E l'abbiamo estratta direttamente dal rubinetto. Quindi, vediamo questa macchina, questa moka, come è composta? Si compone di tre parti, Mitsunobubun, tre parti, abbiamo il serbatoio dell'acqua. E poi abbiamo il filtro per mettere il caffè e poi abbiamo il contenitore, il recipiente dove sale il caffè. Bene, allora qui si mette l'acqua, Coconi Omizu Eireru. Quindi mettiamo, no, il caffè dopo, mettiamo, sto sbagliando. Mettiamo l'acqua, dove, come la mettiamo? Qui c'è la valvola, come si chiama? Come si dice valvola in giapponese?突起がTocchi.外側に突起があるので、そこまでお水を入れてください。Esatto, bene. Io la metto un po' sotto, così. Va bene, l'acqua. Abbiamo messo l'acqua di Ochanomizu. Poi, filtro per il caffè. Questo caffè, quindi deve essere macinato fine. Bene, come si dice fine? Fine.細かく細かひかく。れたすコーヒーを使ってください。Esatto. Non finissimo, ma fine. Ecco, si può anche un po' così pressare, quindi Oshitara wa motto motto kokuna rimasu. Cioè, se uno pressa diventa più forte, diventa più forte. Lo mettiamo sopra, bene, così. Ecco, potete pressare più bene. E poi chiudiamo. Comprate un caffè italiano. Chiudiamo. No, vabbè, così va bene. E mettiamo a riscaldare. Intanto, cosa faccio io? Mi preparo per la cremina. Quindi, cream o skurukoto. Skurutameni junbishimasu. Allora, questo è lo zucchero. Futsuno Sato. Questo che zucchero è? Uno zucchero? zucchero, Satokimi. sato, o sato des, hai. Sì, zucchero un po' particolare. Ah, apriamo qui, va? Apriamo qui. È uno zucchero un po' particolare. Comunque, vabbè, zucchero va bene anche bianco, quindi Shiroi, no, demoi. Zucchero bianco, e mettiamo un po' di zucchero. Bene, l'intenditore, il vero intenditore di caffè, lo prende senza zucchero. Beh, quindi Kohia, Kuwashii hito wa Sato nashi de nomimasu. Comunque, se vi piace lo zucchero, capisco che l'espresso è forte, l'espresso va koi kara, quindi hito ni oruto, kosugiru kamoshire nai, che mettete un po' di zucchero, un po' di zucchero. Allora, qui sento che sta uscendo, si sente il rumore, allora dobbiamo prendere, no? Sentiamo? No, Mada? Dobbiamo prendere le prime gocce di caffè, come si dice in giapponese? 最初に湧いて出てくるコーヒーを使います。Esatto, che sono quelle più forti, più forti. 味が一番濃いものになります。
dopo piano piano diventa più debole. Allora, sì, vediamo, piano piano, speriamo che non esploda. Ecco, adesso esce, esce, preghiamo. Sto uscendo, sto uscendo, esce. Ok, le prime gocce, le prime, ho messo troppo. Il cucchiaino, dove lo metto? Sì, allora, ho dimenticato un particolare, sì, un particolare. Ecco qua, dobbiamo, ho messo il caffè, dobbiamo mescolare, intanto rimettiamo questa qui, sopra. Mescoliamo, mescoliamo, dobbiamo mescolare fortemente per fare, soprattutto cucchiaio, molto creamy, dai, massi. Ecco, ecco, questo è pronto, questo è finito, questo è finito, questo è finito. Ormai non esce più, allora, è uscito tutto, vedete? Si è formata questa bella cremina, deve essere beige, deve essere beige. Giriamo, giriamo. Con forza, vedete? Con la gentilezza. Ok, beh, si è creata questa bella crema, ah, che bella, questa è fantastica, e ci mettiamo dentro il caffè, voilà, caffè, direi abbondante, mescoliamo, ecco, il gentleman non gira il caffè ma lo tira su così, questo è, come si dice in giapponese? Quindi non bisogna varini così, no, bisogna tirare su così, così. Yosashiku kakemashite kudasai, mazete kudasai. È più, diciamo, mannateki, così non va bene, così va mannateki, già nakote, così, ecco. Mannagai. Shita kara sukuu you ni mazete kudasai. Esatto, così è più gentile, però io per velocizzare giro, giro così, ecco qua. Bene. E voilà, mescolato bene, io non lo so se ho mescolato bene, comunque ho mescolato e come potete vedere si è formata una bella cremina, bene, e quindi il caffè è anche più buono, bene, 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 allora, sì, io bevo questo caffè alla vostra salute, e che dire, buona giornata e buon caffè anche a voi, ciao ciao.